Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto. Tra le varie opere che resteranno a Taranto di questo progetto ce n'è una che riprende fedelmente quella di Pistoletto. Sì, è il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, un'opera del 2003, che però Michelangelo fin da subito ha regalato, nel senso proprio regalato all'umanità. Non esiste una vera e propria opera sua, di quelle da mercato, diciamo così, ma è un'opera condivisa, un'opera pubblica, un'opera per tutti quanti, e che è stata ormai coniugata in più di 950 volte a livello mondiale da persone come Taranto, che hanno deciso di sposare il concetto del Terzo Paradiso, che è un concetto di armonia, è un concetto dove natura e artificio vivono insieme. Perché? Perché la tecnologia ormai è parte di tutti noi, e perché non è possibile pensare di ritornare al mondo che ci era stato regalato. Quindi questa traccia che lancia Michelangelo Pistoletto e che viene sposata in vari modi in tutto il mondo. Però la cosa importante, come succede qui a Taranto, che non riguarda semplicemente fare un'opera d'arte, fare un'operazione estetica, è fondamentalmente etica, perché vuole andare tramite l'arte a parlare di economia, di politica, di società, anche di spiritualità, ovvero si andare a toccare tutti quelli che sono gli elementi fondanti della natura umana. Quella di Pistoletto è un'idea di opera che ogni comunità decide come e dove realizzare. A Taranto è stata realizzata a Castello Aragonese. È stata realizzata attraverso un'opera di Land Art, utilizzando l'intreccio delle canne a stare a significare due cose fondamentalmente. La canna è un qualche cosa che in natura diventa infestante, è come l'uomo che agisce sulla natura in maniera infestante. Dall'altra parte l'intreccio, ovvero sia come si muove l'umanità attraverso tutto un insieme di correlazioni, di 1 più 1 uguale 3, che è il motto del Terzo Paradiso, dove per l'appunto due cose distinte o uguali, e nel momento in cui si incontrano, creano un qualche cosa di diverso. Quindi non è una semplice somma, ma effettivamente è un qualcosa di nuovo e di diverso.